La panoramica su FIFA 23 non poteva che chiudersi con tutte le novità in anteprima di FIFA Ultimate Team. Stiamo parlando di quella che negli anni non solo è divenuta la modalità principe del gioco di calcio Electronic Arts, ma persino una delle più importanti voci del report finanziario del colosso nordamericano. Una macchina da soldi capace da sola di influenzare i destini della serie. Mai come quest'anno però EA Sports vuole ricordare ai fan perché amano così tanto questa modalità. Per questo ha introdotto alcune interessanti novità capaci di rinnovare l'esperienza. Il cambiamento più evidente è senza dubbio l'alchimia di squadra. Saranno ora meno stringenti i parametri per raggiungere la massima intesa tra i membri del team in modo da consentire una maggiore libertà nella costruzione della squadra. Per questo è stato eliminato il bonus di prossimità, ovvero la necessità di avere compagni di squadra vicini per far alzare l'alchimia. Questo poneva paletti molto stringenti alla composizione della rosa, oltre a creare situazioni poco logiche. Perché compagni di squadra come Di Maria e Chiesa non possono ottenere bonus alchimia solo perché giocano su fasce opposte? Eliminando il bonus legato alla posizione, ogni calciatore potrà creare i suoi legami alchemici con tutti gli altri compagni di squadra, a prescindere da dove questi siano schierati. Per indicare la forza di ogni legame ci saranno adesso tre stelle, indicate in basso a sinistra sulla carta. La prima si accenderà con un legame, la seconda con tre legami e la terza con quattro legami, ovvero campionato, posizione, squadra e nazionalità. Le regole degli eroi e delle icone non cambiano. I primi si legano con i giocatori della stessa lega, gli altri con tutti. Yaya Touré, Park Ji-sung e Ricardo Carvalho sono le tre nuove icone annunciate, mentre Claudio Marchisio sarà un nuovo eroe di FUT grazie al nuovo accordo con la Juventus. Un calciatore senza legami di alchimia giocherà esattamente come farebbe nelle stagioni o in un amichevole. Avere dei compagni di supporto migliorerà progressivamente le sue capacità. Per fare in modo che i giocatori non abusino della nuova libertà concessa, gli sviluppatori hanno deciso di limitare i ruoli nei quali un calciatore può giocare in maniera naturale in base alle sue capacità reali e non a seconda del ruolo. In altre parole, grazie al nuovo oggetto di cambio ruolo, un Cancelo potrà giocare indifferentemente come terzino destro o sinistro, ma non potrà essere più trasformato in un'ala. Allo stesso modo, Lukaku non può più essere arretrato a centrocampo, come invece era possibile fare con la gestione dei ruoli passata. Anche tra le attività possiamo annoverare qualche novità interessante. Tra queste spiccano i Foot Moments, una serie di brevi scenari con i quali mettere alla prova le proprie abilità. Per ogni sfida ci saranno compiti e richieste particolari, spesso ispirati a quello che avviene durante la settimana di campionato o nei mondiali. Per esempio, potrebbero chiedere di fare tre passaggi al volo prima di segnare o di eseguire una sforbiciata in mezzo all'area. Saranno compiti di qualche minuto al massimo che potranno essere ricominciati velocemente nel caso in cui le cose non vadano come previsto. L'obiettivo sarà quello di guadagnare il maggior numero di stelle possibile da riscattare per premi speciali. Ci saranno piccoli oggetti subito dopo aver completato la sfida, ma anche premi più preziosi collezionando tante stelle. Nell'esempio fatto, con 300 stelle si poteva riscattare un Dybala Team of the Week. Il Foot Stadium avrà poi tre diversi livelli di crescita, ognuno caratterizzato da nuovi banner animati, oggetti da sbloccare ed effetti vari. Come casa per la propria squadra si potrà scegliere anche uno dei tanti stadi su licenza, ma le opzioni di personalizzazione della struttura di gioco e del tifo rendono la strada dello stadio personalizzato sempre più interessante da percorrere. Il crossplay è una novità tecnica apparentemente di poco conto, ma che semplifica in maniera sostanziale la vita di molti giocatori, che possono scegliere la propria piattaforma di riferimento sapendo di poter sfidare comunque i propri amici. A parità di generazione, gli utenti PS5 potranno sfidare quelli Xbox Series X, quelli Google Stadia e quelli PC in tutte le modalità uno contro uno. I giocatori PS4 invece potranno fare lo stesso solo con quelli Xbox One. Grazie a una platea così ampia di giocatori dalla quale attingere, ci saranno molteplici benefici nella velocità e nella precisione del matchmaking. Sempre sulle piattaforme di attuale generazione sarà possibile godere di tutte le novità che vi abbiamo raccontato parlando dell'Hypermotion 2 di FIFA 23. Si tratta di tanti miglioramenti tecnologici pensati da una parte per ampliare le mosse a disposizione del giocatore e migliorare il gameplay, dall'altra per rendere ancora più televisiva l'esperienza di gioco. FIFA 23 proverà a smuovere un po' le acque di Ultimate Team. Cambiare l'alchimia di squadra e limitare il cambio di ruolo potrebbe modificare a fondo il modo in cui costruire le squadre, garantendo da una parte maggiore libertà di azione e dall'altra una maggiore attinenza con la realtà. Foot Moments inoltre sembrano essere una modalità veloce e divertente con la quale mettere alla prova le proprie capacità, oltre che guadagnare qualche carta extra, che male non fa. Voi cosa ne pensate? Volevate modifiche diverse in Ultimate Team? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Qui accanto alcuni video che potreste esservi persi se non siete ancora iscritti al canale. Che aspettate quindi? Iscrivetevi e cliccate subito sulla campanellina. Alla prossima!